Oh, ma non sapete che ci siamo fatti con quel lavoretto che abbiamo fatto in quella banca di Chicago? Io stavo sdraiato in mezzo al prato, spaparacchiato. Quello arriva e mi fa: tu che fai? Mi riposo. E poi ti riposo. E poi ci sta la spiaggia, il parco. Non mi posso riposare, certo che mi riposo, è proibito. Mi portano dentro, mi fanno le solite domande, se no quello mi comincia a dire allora che cosa ci dici di bello. E io il solito, zero, niente. Che cazzo ti devo dire? È lui. Dice: no, me la devi dire qualche cosa, signor Bulletti. E io: d'accordo, te la dico qualche cosa, affangulo a mamma. Ne hai visto il giornale, Tony? C'aveva una faccia così. Allora stavo rinvenendo, capisci? Ero messo proprio male. Riapro gli occhi e mi rivedo davanti quel cazzone. E lui mi fa, dice: allora adesso che mi dici, signor Bulletto? E io dico: minchia, ma che ci fai qua? Ti avevo detto di andare a fare in culo. E quello si incazza di brutto. Che cornuto. Minchia, se fosse stato grande e grosso. Sì, guarda, è buffo, è proprio buffo. E come sarebbe buffo? Come sarebbe? Sei buffo, insomma, è una bella storia, è buffa, sei un tipo buffo. Perché? Per via di come parlo, o cosa? No, è che sei buffo. E, insomma, è il modo come racconti le storie. Buffo come? Che ci trovi di buffo? Tommy, non hai capito, lui voleva... No, aspetta. È Cresciutello, sa quello che dice, eh? Che dici? Buffo come? Come? Che sei buffo, tutto qua. No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia. Forse sono un po' rincoglionito, ma... Buffo come? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo? Per come racconti le storie, capisci? No, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi. Che c'è di buffo? Ah, vaffanculo, piantala, Tommy. Gli ho finito di puttana, l'avevo fregato, c'era cascato. C'era cascato, brutto tazzaglione. È vero che stava tremando. Certe volte mi vengono dubbi su di te, Harry. Potresti mollare sotto un terzo grado. Ehi, ma che ci fai lì appeso? Ma che c'è? Che mi vuoi arrestare? Questo mi sta attaccato al collo come un'aquila. Mi ha fatto paura, no. Mi credevo che mi volesse arrestare. Che vuoi? È che lui è intimidito, non voleva venire, non voleva disturbarti. Chi, il cameriere? Sì, se potesse saltare. Ma che lo mettesse sul mio conto? Non è proprio questo, vedi, non si tratta solo del conto. Siamo a 7 bigliettoni qua, 7 fottuti biglietti da 1000 mi devi. $7,000 non sono nocciolini. Non vorrei mancare di rispetto. Non vuoi mancare di rispetto? E meno male che non vuoi mancare di rispetto. No, veramente, Tommy. Mi mette in imbarazzo davanti ai miei amici insinuando che sono uno che non paga i conti, lo sai? No, io non l'ho detto. Lo sai, Sonny, che sei un fottuto bastardo? Di che lo sai parlando? Quanta grana abbiamo speso? Non fare così, Tommy. Come sarebbe non fare così? Ma tu guarda, che cazzo di figura mi fa fare? Ma l'avete sentito? Lo trovate divertente, eh? Ma lo sai che sei uno stronzo? Allora, me lo porti il conto! Sei forte, Tommy! Andiamo, Tommy! Vi rendete conto di quanto è stronzo? Ma guarda... Di, lo sai che dovresti fare così pure tu? Tommy, sei proprio buffo! Basta! Basta! Ehi, volete ridere? Mi ha chiesto di andare al battesimo del figlio. Ci andrò, ma voglio $7,000 per andarci! È proprio vero che sei buffo! Basta! Basta!